Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni di una volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. Stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saggio della Divina Volontà, sulla Divina Volontà, volume 17, 4 gennaio 1925. Figlia mia, il fonderti nella mia volontà è l'atto più solenne, più grande, più importante di tutta la tua vita. Fonderti nella mia volontà è entrare nell'ambito dell'eternità, abbracciarla, baciarla e ricevere il deposito dei beni che contiene la volontà eterna. Anzi, come l'anima si fonde nel supremo volere, tutti le vanno incontro per comunicare in lei tutto ciò che hanno di bene e di gloria.
gli angeli, i santi, la stessa divinità, tutti comunicano, sapendo che comunicano in quella stessa volontà in cui tutto è al sicuro. Anzi, l'anima col ricevere questi beni, coi suoi atti nella volontà divina, li moltiplica e ridona a tutto il cielo doppia gloria ed onore. Sicché col fonderti nella mia volontà metti in moto cielo e terra. È una nuova festa a tutto l'empirio, e siccome il fondersi nella mia volontà è amare e dare per tutti e per ciascuno senza escludere nessuno, così io nella mia bontà, per non farmi vincere in amore dalla creatura, depongo in lei, cioè nell'anima fusa nella divina volontà, i beni di tutti e tutti i beni possibili che mi contengo. Né può mancare lo spazio dove deporre tutti i beni, perché la mia volontà è immensa e si presta a ricevere tutto. Se tu sapessi che fai e che succede col fonderti nella mia volontà, ne spasimeresti di desiderio di fonderti continuamente. L'anima che si fonde nella mia volontà riceve come in deposito tutti i miei beni divini ed eterni. Gli stessi santi fanno a gara per deporre i loro meriti nell'anima fusa nella mia volontà, perché sentono in lei la gloria, la potenza della mia volontà e si sentono glorificati in modo divino dalla piccolezza della creatura. Ora, ci sono dei brani del 10 maggio del 1925, non li leggeremo tutti, ne leggeremo qualcuno oggi e poi nei giorni seguenti presumibilmente, tratti appunto dal volume 17, che Luisa descrive la sua esperienza del fondersi e con la divina volontà. È chiaro che metto subito le mani avanti, qui si tratta di esperienza mistica, soprannaturale, quindi non dobbiamo pensare che se non viviamo questo siamo fuori di questa realtà, no? Cioè, è mia personale opinione che nel mondo della divina volontà, così come del resto anche nel mondo della vita spirituale ordinaria, come ben spiega Santa Teresa d'Avila nel Castello Interiore, ci sono due fasi. La prima è accessibile a tutti e, diciamo così, necessaria per raggiungere nella vita ordinaria l'unione con Dio e nella vita appunto della divina volontà, la fusione con la divina volontà. E poi ci sono, Santa Teresa dice, dalla quarta dimora in poi, fino alla settima stanza. E qui chiaramente nel momento in cui si riceve il dono mistico della divina volontà si vivono queste cose che dice Luisa, quindi io le leggo, ma non vorrei che poi qualcuno si scoraggiasse e dice: ma io non ho mai visto la Santissima Trinità, le tre divine persone che mi vengono incontro e quindi non mi fondo con la divina volontà. Poi in sede di meditazione vedremo, no? Ecco, perché la prima di queste cose è un'esperienza fondamentalmente mistica, poi le altre sono un po' più alla nostra portata. Non so se è il caso di leggere tutti, perché ecco, perché forse la seconda serie è bene leggerla perché è un po' più accessibile a tutti, no? Comunque la prima, la sintetizzo, è che appunto Luisa si fonde, dopodiché viene a crearsi un vuoto immenso, tutto di luce. Lei vede uscire da se stessa una piccola bambina, sarebbe una sorta di piccola anima, e questa cammina in punta di piedi verso le tre divine persone che vede in mezzo a un vuoto immenso. Le tre divine persone gli vanno incontro e piccola figlia nostra, della nostra volontà, viene nelle nostre braccia ed essa si mette in festa, parte e dice: vengo ad adornarvi, a benedirvi e ringraziarvi per tutti, vengo a legarvi al vostro trono tutte le volontà umane di tutte le generazioni, dal primo all'ultimo uomo, affinché tutti riconoscono la vostra volontà suprema, la adorino, la amino e le diano vita nelle anime loro. Vedete, questo è il contenuto, diciamo così, di questa preghiera, è accessibile a tutti, no? La modalità meno. Ancora, maestà suprema, in questo vuoto immenso ci sono tutte le creature, io voglio prendere tutte per mettere nel vostro santo volere, affinché tutte ritornino al principio da dove sono uscite, cioè dalla vostra volontà, perciò sono venuta nelle vostre braccia paterne per portarvi tutti i vostri figli e miei fratelli e legarli tutti con la vostra volontà. Ed io a nome di tutti e per tutti voglio ripararvi e darvi l'omaggio e la gloria come se tutti avessero fatto la vostra santissima volontà.
Devi prego che non ci sia più separazione tra volontà divina e umana. È una piccola bambina che ciò vi chiede, e ai piccoli so che voi non sapete negare nulla, eccetera. Quindi sono andato veloce sulla prima parte, essendo cosa, come dire, non accessibile a noi comuni mortali, se il Signore farà accessibile a qualcuno che ascolta queste meditazioni, non c'è bisogno di spiegazioni perché lo vedrà in diretta. Ecco, invece gli atti che alla presenza delle tre divine persone Luisa fa, noi possiamo farli anche nella fede, quindi, come dire, una volta compiuto un atto di fusione formale, diciamo così, quindi esteso, oppure un atto di fusione realizzato da noi, oppure un semplicissimo atto di fusione attuale, quindi divina volontà vieni, mi fondo in te, molto importante specialmente quando si fanno delle cose importanti, insomma, nella nostra esistenza. E poi ci sono questi atti che è sempre lo stesso, no? Quindi questo colmare questo vuoto immenso, che sono tutti quanti i vuoti lasciati dalle creature che anziché agire nella divina volontà hanno fatto sempre la volontà propria, o peccando, oppure con atti anche buoni ma non fusi col divino volere. Questo ormai dovrebbe essere chiaro, no? Poi spiego un altro sistema, poi oggi la meditazione è un po' complicata, poi torneremo a meditare le parole di Gesù sul fondersi con la sua divina volontà, no? Però leggo quest'altra. Altre volte, mentre mi fondo nel divin volere, quel vuoto immenso si fa davanti alla mia mente e giro per tutte le cose create. Ecco, io vi imprimo un ti amo, questa è una cosa molto importante, per quella maestà suprema, come se io volessi empire tutta l'atmosfera di tanti ti amo per ricambiare l'amore supremo di tanto amore verso le creature. Anzi, giro per ogni pensiero di creatura e mi imprimo il mio ti amo, per ogni sguardo e vi lascio il mio ti amo, per ogni bocca e ogni parola vi suggerò il mio ti amo, per ogni palpito, opera e passo ricopro con il mio ti amo, al mio Dio. Scendo fino giù nel mare, nel fondo dell'oceano, in ogni guizzo di pesce, in ogni goccia d'acqua, e li voglio riempire del mio ti amo. Onde, dopo che dappertutto, come se seminasse il mio ti amo, la piccola bambina si porta innanzi alla maestà divina, dice come se volesse fargli una sorpresa: il mio creatore, padre mio, il mio Gesù e mio eterno amore, guardate, tutte le cose da parte di tutte le creature vi dicono che vi amano, dovunque c'è il ti amo per voi. Cielo e terra ne sono pieni e voi non concederete alla piccola piccina che la vostra volontà scenda in mezzo alle creature, si faccia conoscere, faccia pace con la volontà umana e prendendo il suo giusto dominio, il suo posto d'onore, nessuna creatura faccia più la sua volontà ma sempre la vostra. Ecco, ce ne sono altri, magari li vedremo nei prossimi giorni, no? Questo secondo modo di fondersi, vedete che dentro la fusione con la divina volontà c'è sempre un'operazione di sostituzione vicaria nei confronti delle altre creature. Cioè, io faccio a nome di tutti ciò che tutti non fanno. O vengo ad adorarvi, a benedirvi e ringraziarvi per tutti, oppure ti amo per quella maestà suprema, eccetera, eccetera, ti amo in ogni sguardo, in ogni pensiero, capite? Mettere il proprio ti amo. Ovviamente questa operazione si può fare ed è efficace, quindi non è uno scherzo, perché non è un pio pensiero, capite? Io adesso mi metto a fare il pio pensiero di mettere il mio ti amo nei pensieri di tutti. Se lo facessi di testa mia, questo non servirebbe a niente, ma se io lo faccio nel divin volere, quindi divina volontà io mi fondo in te, fuso in te, metto il mio ti amo in, allora capite, perché la volontà di Dio, la divina volontà, è eterna, infinita e immensa, e quindi abbraccia per distensione tutte le realtà create. È solo che tutte le realtà create non ricambiano il suo ti amo con un ti amo, capite? E noi siamo chiamati, figli del divin volere, o aspiranti a diventare figli del divin volere, a farlo per tutti. Ecco, quindi questo concetto mi sembra che sia chiaro. Questa operazione della sostituzione vicaria, in cui è insita anche la liberazione, è molto importante. Io oggi mi trovo a Fatima, siamo voluti andare, insomma, con la parrocchia, con alcune persone, insomma, abbastanza partecipato, nel centenario di Fatima, ma il messaggio di Fatima è un messaggio fondamentalmente di liberazione. È un messaggio, come dire, molto vicino, a mio modestissimo avviso, al divin volere. E se si pensa che
I brani che abbiamo letto, insomma, sono del 1925. Pensate che nel 1925 ci furono le rivelazioni postume di Maria, no? Quelle di Fatima. Fatima, le sei apparizioni sono del 1917, precedute dall'Angelo del Portogallo nel 1916. Era già un periodo in cui Luisa era in piena produzione letteraria, quindi siamo in quel contesto. E il 1925 è l'anno in cui la Madonna completò le rivelazioni del 1917 con quelle a dicembre del 25 sul cuore immacolato di Maria, compresa la pratica dei cinque sabati. Cosa è la pratica dei cinque sabati? È la comunione e la confessione riparatrice per le offese commesse contro il cuore immacolato di Maria. Cosa disse la Madonna a Fatima? Pregate e fate sacrifici, perché la gente non c'è, non va all'inferno perché non c'è chi prega e si sacrifica per loro. Volete offrire i vostri corpi, volete offrirvi come vittime sull'altare del mio cuore immacolato, come atto di riparazione per i peccati con cui Dio ha offeso e di supplica per la conversione dei poveri peccatori? È la riparazione. Le apparizioni dell'angelo del Portogallo, che sono parte integrante, cioè non si può capire Fatima se non si passa per l'apparizione dell'angelo del Portogallo del 1916. È impossibile. Allora, che è successo nell'angelo del Portogallo del 1916? Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo. Vi domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, sperano e non vi amano, no? Quindi, o vi domando perdono, oppure ti amo per, capito? Ti adoro per, credo per, spero per, capite? È un gesto di sostituzione vicaria, riparato ancora di più la seconda preghiera che l'angelo del Portogallo insegnò nella terza apparizione, no? Quella sull'Eucaristia, quando mostrò l'ostia elevata, gocciolante sangue nel calice. Santissima Trinità, vi adoro profondamente e vi offro il corpo e il sangue di nostro Signore, riparazione, in riparazione delle sue parole, degli oltraggi, sacrilegio, indifferenza con gli stessi offeso. Quindi, riparazione. Allora, nella Divina Volontà, questo ufficio non soltanto che viene fatto proprio, ma viene fatto proprio all'ennesima potenza, capite? Perché non è, capito, un piccolo atto umano, certamente, che viene offerto con lo scopo di riparare, e Dio lo gradisce, cioè i pastorali di Fatima hanno fatto degli exploit veramente commoventi, no? Erano bambini, quindi erano innocenti, hanno fatto tantissimo bene, no? Però un conto è fare tantissimo bene, un conto è fare un bene eterno, infinito, immenso, quando si fanno gli stessi atti nella Divina Volontà. Però vedete che il tema della riparazione è identico, identico. Cioè, sia nella fusione straordinaria, mistica, che Luisa fa, il primo esempio che abbiamo sentito, sia nella fusione ordinaria, accessibile a tutti, cosa fa? Fondamentalmente, fusa con il divino volere, ripara. Ripara e supplisce a tutti quanti i vuoti lasciati dall'ingratitudine umana e dalla volontà umana separata da quella divina, che vanifica, fa cadere nel nulla tutti i doni che la divina volontà, attraverso la vicenda terrena dell'incarnazione del Verbo e la cooperazione della sua Santissima Madre, ha donato a tutti i suoi figli. Questo è. Ora, Gesù ha spiegato in maniera magistrale, quindi un punto cardine, ma che è anche poi il fine della vita nella Divina Volontà, è appunto questa fusione. Fusione. Ne ho parlato, perché è ovvio che poi dentro questo mondo, se uno legge anche gli scritti di Luisa, per questo che sto facendo, oltre a queste piccole meditazioni, anche delle catechesi sistematiche, no, su Radio Buon Consiglio, e su questo tema, cioè proprio per dare un quadro complessivo di quello che è questo mondo, è evidente poi che ci sono le variazioni sul tema, no? Quindi questa è una grande sinfonia, una grande melodia, d'accordo? Che come le grandi sinfonie, le grandi melodie, pensiamo a quelle famose, pensiamo alla nona di Bach, che è una delle mie preferite,
c'ha una melodia e poi all'interno ci sono gli assoli, ci sono le variazioni, ci sono il momento in cui suona, come dire, la sua parte il violino, il clarinetto, insomma. Quindi, però la melodia era non la sinfonia di Beethoven, quindi questo è il mondo della Divina Volontà, quindi è chiaro che dentro questa questo mondo gli argomenti poi diventano ricorrenti, anche se sempre con delle sfaccettature un pochino differenti, no? Dice che è l'atto più solenne, più grande e più importante, attenzione, di tutta la tua vita. Noi dobbiamo sempre tenere presente che quando parla Gesù, evidentemente se uno ci crede che qui sta parlando Gesù, quindi questa crederci o non crederci è un atto libero, d'accordo? Quindi è chiaro che se uno non crede che parla Gesù, prende queste cose come pie esortazioni, come pie meditazioni, benissimo. Ma se uno crede che parla Gesù, sentirsi dire l'atto più solenne, più grande, più importante di tutta la tua vita, significa non solo che se tu sapessi che fai e che succede col fonderti nella mia volontà, nei spazi di meresti, desidero di fonderti continuamente, se noi meditassimo bene queste parole, è chiaro che i nostri atti di fusione quotidiana, quantomeno attuali e piccolini, diventerebbero tanti. Quindi noi dobbiamo puntare a vivere in stato di fusione con la Divina Volontà, perché questo è un altro pianeta, no? Cioè, io ritengo, insomma, che i benefici che si sperimentano quando si entra in questo mondo, io sto cercando di entrarci, non dico ci sono entrato perché nessuno può dire una cosa di questo genere, però sarei un mentitore, d'accordo, se negassi che c'è un abisso tra come campavo prima di conoscere questo mondo, prima di conoscere questo mondo e dopo averlo conosciuto, no? E magari chi conosce me dirà, ma tutto quanto questo grande abisso non è che si vede, più o meno anche prima la predicazione, dico sì, da un punto di vista, come dire, di espletamento, come dire, a mio avviso corretto del mio ministero sacerdotale, quindi con una predicazione che sia più o meno, almeno nelle intenzioni, fedele a quello che la Chiesa vuole, insegna, eccetera, e alla dottrina dei Santi, tutte le cose, c'è sempre stato. Il problema è che sono io che sto interiormente meglio, molto meglio, no? Rispetto a come stavo prima, le reazioni, quindi cioè, quel senso di quiete veramente perpetuo interiore, di gioia interiore, di abbandono, di non preoccuparsi, ecco, di non stare a pensare al futuro, di non agitarsi se le cose non vanno, ma neanche se non vanno secondo quello che ci passa per la testa, perché rispetto a prima a me passano molto meno poche cose per la testa, cioè si smette di stare sempre a pensare che le cose vanno come diciamo noi, se le persone devono fare quello che dico io, cioè, le cose vanno come Dio vuole, d'accordo? Ci mettiamo il nostro, chiaramente non è vivere in una maniera, come dire, da amebbe o da automi, no? Uno fa una vita impegnata, intensa in quello che il Signore gli ha posto dinanzi e che deve fare, però lo fa in maniera differente. I miei cari amici e maestri nel regno della Divina Volontà, primo fra tutti mi piace nominare Fra Pio, dice sempre nelle Fra Pio Maria Ciampi, dice sempre nelle sue catechesi che non si tratta, cioè non cambia niente nella Divina Volontà, cioè tu fai le stesse cose di prima, ma cambia il modo con cui le fai e cambiano anche le reazioni che tu hai, e queste cambiano. Tanto fino al punto che delle volte uno rimane sorpreso e, come dire, rimane anche, come dire, soprannaturalmente sorpreso, perché guardate, se c'è una cosa io penso che faccia crescere nell'umiltà, che è una virtù mai sufficientemente raggiunta, è la vita nella Divina Volontà, perché se uno vuole essere un minimo onesto con se stesso, cioè pensando magari ad una vita spesa a cercare di dare una regolata a certi difetti, a certe asperità comportamentali, quando poi vede che improvvisamente, cioè, come dire, c'è un miglioramento
evidente, insomma, che non è che uno lo dice per orgoglio, per superbia spirituale o per vanagloria, è un dato oggettivo, così come prima era un dato oggettivo che c'erano dei problemi che uno ha faticato, come diceva San Pietro, no? Tutta la notte abbiamo faticato per pescare, prende mezzo pesce, non abbiamo preso niente, arriva Gesù, butta la rete, boom, la barca è piena, cioè, capite? C'è qualcosa, insomma, anche nei Vangeli, no? Certo, è anche vero che i maestri di spirito dicono che sì, Gesù gli ha detto di buttare dopo la rete, perché Pietro comunque ci ha messo del suo, che ci ha messo del suo, che ha faticato tutta la notte senza prendere niente. E guardate che è veramente così adesso, questo è, attenzione, però, quel niente che è la parte nostra, ce lo dobbiamo mettere. Perché è così, perché Dio ha voluto così, è solo che non c'è niente, a mio avviso, come la divina volontà, che ti faccia rendere conto che quello che fai tu è meno di niente. Quindi l'atto più solenne e più importante di tutta la vita, e spasimeremmo dal desiderio di fonderci, dice, è entrare nell'ambito dell'eternità, fondersi nella mia volontà, abbracciarla, baciarla e ricevere il deposito dei beni che essa contiene. E che succede? Questa è una cosa impressionante. Quando parla degli angeli e dei santi, dice che i santi fanno a gara per deporre i loro meriti nell'anima fusa nella mia volontà, capite? Allora, qui ci sta veramente da capire una cosa, no? Cioè, è chiaro che i santi sono vissuti prima cronologicamente di noi, ma se io mi fondo con la divina volontà, gli atti che compio sono atti transtemporali, sono atti, capite, che valicano i confini del tempo, quindi raggiungono da Adamo fino all'ultimo uomo. Gli atti dei santi, che storicamente per noi che viviamo nel tempo, gli atti di San Luigi Maria Monforto sono stati compiuti tra il 1673 e il 1716, la data di nascita e la data di morte, no? Ma nella divina volontà questi atti sono attuali, sono presenti adesso, capite? Perché l'eternità è presente. E gli atti che faccio io adesso sono contemporanei agli atti di San Luigi nell'eternità della divina volontà. Quindi anche se lui sta già in paradiso, ha già ricevuto il premio per le sue azioni, può, e questo è un grande mistero, beneficiare degli atti compiuti oggi, 200-300 anni dopo che lui è morto, d'accordo? In questo orizzonte, questa è una cosa bella, d'accordo? Che fa anche però capire la grandezza, dice, lo spiegano, perché sentono in lei la gloria, la potenza della mia volontà. Loro, poverini, non hanno potuto fare queste cose, semplicemente perché non lo sapevano. Quindi hanno fatto degli eroismi straordinari che se l'avessero fatti fusi con la divina volontà avrebbero spostato il mondo, d'accordo? Ma non erano maturi i tempi per queste conoscenze, come sappiamo e come il nostro Signore ci ha insegnato, no? Attraverso Luisa. Col fonderti nella divina volontà metti in moto cielo e terra, è una nuova festa nell'Empirio. E fondersi nella mia volontà è amare e dare per tutti e per ciascuno senza escludere nessuno. E in cambio cosa fa Dio? Depone nella creatura i beni di tutti e tutti i beni possibili che mi contengo. Ecco perché si diventa felici, si diventa come dire, onnipotenti per grazia, si diventa pacifici, si diventa quieti, calmi, sorridenti, gioiosi, gioviali, non arrabbiati, non mormoratori, e tutto il resto, tutti quanti i beni che questo comporta. Non sono, è una conseguenza, capite? Mettersi nella divina volontà, e quindi fare questo ufficio, semplicemente mettendoci sì, vicario di amare e dare per tutti, riceve come contraccambio, farsi vincere in amore da parte della creatura, perché noi lo mettiamo in crisi al nostro Signore, no? Oh, io sto amando per tutto quanto l'universo gratuitamente, ma l'amore chiede amore, e allora se io faccio questo atto di amore graditissimo a Gesù, lui lo ricambia in questo modo. Allora è intrinseco, capite?
Mentre noi esseri umani abbiamo una logica dell'amore umano che sta sempre a pretendere, d'accordo? Che se fa mezza cosa pretende il contraccambio, come dice lui tra l'altro, o a volte aspetta a fare una cosa perché aspetta che sia l'altro a fare il primo passo e che mi ami prima di me. Ma nell'amore soprannaturale non è così. Nell'amore soprannaturale si dà, e anche se uno non si aspetta niente in cambio, è chiaro che l'amato lo fa spontaneamente. E poi una volta che è stato ricambiato, l'amante che fa peggio di prima. E c'è questo gioco, no, che si vede benissimo nel... Io ripeterò fino alla nausea, insomma, che per me la folgorazione è stata meditare sulla Vergine Maria nel regno della Divina Volontà. E tra le cose che mi hanno più colpito erano proprio questi giochi d'amore, chiamiamoli così, cioè con la Trinità che riversava tutti i suoi beni in questa sua umilissima ancella. Lei che, come dire... si metteva a competere, ricambiava con degli atti d'amore che facevano, come dire, girare la testa a Dio. Allora Dio ne faceva peggio di prima, e allora lei ne faceva peggio di prima ancora. E c'era questo gioco, questa gara, a chi ama di più, a chi fa contento di più il prossimo. È così, c'è scritto così in quei libri lì, capite? Allora, possiamo noi fare questo? Certamente sì. Puoi tu fare contento Dio e vedere quanto, e provare a sperimentare quanto Dio, se tu lo fai contento, anche se non devi farlo con questa aspettativa, ti ricambierà in grazie e benedizioni strepitose, inaspettate, che manco te saresti sognato la notte? Prova. E stai certo che questo vedrai. Bene, riprendiamo come suggerimento per la preghiera il giro di Ti amo fatto da Luisa, con il proposito, ecco, questo è quello che ci dobbiamo portare dietro da questa meditazione, di cercare di farlo, specialmente quando ci trovassimo dinanzi a situazioni negative, no? Senti dire una parola storta da qualcuno, Gesù ti amo, metto il mio ti amo sulla bocca di questa persona, d'accordo? E riparo il peccato che ha fatto, basta. Vedi una persona che ti guarda storto? Ecco, metto il mio ti amo sugli occhi di questa persona e riparo questo sguardo baluto. Basta. D'accordo? Ecco. Mi fondo nel divin volere e giro per tutte le cose create. In primo un ti amo per quella maestà suprema, come se volessi empire tutta l'atmosfera di tanti ti amo, per ricambiare l'amore supremo in tanto amore verso le creature. Giro per ogni pensiero di creature, vi imprimo il mio ti amo. Per ogni sguardo vi lascio il mio ti amo, per ogni bocca e ogni parola vi suggero il mio ti amo, per ogni palpito opera e passo ricopro il mio ti amo. Al mio Dio. Scendo fin laggiù nel mare, nel fondo dell'oceano, ogni guizzo di pesce, goccia d'acqua. Gli voglio riempire del mio ti amo e dopo che dappertutto semino il mio ti amo, mi porto dinanzi alla Divina Maestà e gli dico, mio Creatore e Padre mio, mio Gesù e mio eterno amore, guardate tutte le cose da parte di tutte le creature, vi dicono che vi amano. Dovunque c'è il ti amo per voi, cielo e terra ne sono pieni, e voi concedete a questa piccola creatura che la vostra volontà scenda in mezzo a tutte le creature, si faccia conoscere, faccia pace con la volontà umana, e prendendo il suo giusto dominio, il suo posto d'onore, nessuna creatura faccia mai più la sua volontà umana, ma sempre la vostra. Nella Divina Volontà scenda su tutti coloro che hanno fatto e ascoltato questa meditazione la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.